faccio un'altra domanda, più per curiosità ma anche perché voglio farti narrare delle cose a tutti e due, perché altro elemento in comune è che entrambi utilizzano una macchina tipografica che ha una storia particolare. Io la sua la so, ma in parte ho letto anche. Allora, Luciano ha uno studio laboratorio in un'antica gelateria, vero? Antica, degli anni 40. Quanto è mezzo una gelateria? Vorrebbe che era una fase da 50 che sono passati. In questo studio laboratorio, l'ho chiamato così, ha rimesso in funzione un vecchio torchio tipografico che era stato dismesso. Alberto, come racconta Silvio Soldini nel film Il fiume è sempre ragione, film uscito nel 2016, quindi l'anno scorso, e che noi qui a Como abbiamo visto al Festival del Cinema Italiano, Soldini racconta, cioè in questo film tu racconti un po' il tuo studio, la tua vita, le cose, e racconti una storia particolare di come la tua macchina tipografica, che noi abbiamo avuto modo di vedere, è entrata a casa tua, quindi uno strumento particolare recuperato, dismesso, che è diventato protagonista del vostro lavoro. Chiaramente senza quello il tuo meraviglioso lavoro dal punto di vista tipografico, della stampa, dei tuoi libretti del pulcino elefante, noi non li avremmo nelle nostre case. Allora, partendo da queste storie, io ho capito questo, che questa coppia, quindi due artisti in coppia, dove prevalgono queste cose, concretezza artigianale, perché nel vostro lavoro tutti e due partite da questo. Poi, piacere nel far nascere dal lavoro manuale opere raffinate e nel dare una seconda di tale cosa, perché voi recuperate, l'ho visto in lui, ma recuperate cose che apparentemente sono inutili, cose abbandonate, lasciate lì, e voi date a queste cose necessarie però. Quindi un amore per le piccole cose, ma anche un amore per dare valore alle cose, e un valore però vostro, cioè se gli altri le hanno abbandonate, vuol dire che quelle cose lì non avevano più valore, mentre con voi sono chiaramente rinate a qualcosa di nuovo. Allora, io vorrei che voi raccontaste un po' la storia di queste due macchine tipografiche, perché anche la tua è una macchina tipografica che ha una storia, ed è bello perché noi sentire queste storie capiamo anche il loro lavoro, cioè dall'amore che hanno anche per i materiali, la carta per esempio, la tua splendida carta, come si chiamano tutte quelle letterine, i caratteri tipografici, ecco, non mi muove il termine, che io una volta ho provato a mettere insieme, ho sbagliato tutto, poi lui è chiaramente intervenuto, il fatto che i libretti del Pulcino Elefante vengono cuciti a mano, la carta viene tagliata un certo punto. Quindi non c'è solo la creatività del pensiero, parole e immagini, ma c'è anche la manualità del saper fare. E quindi vorrei che ci raccontaste del vostro lavoro e della storia della macchina tipografica. Prego. Allora, io vorrei